Questa Bene, mattina un visto i Bears. allenamento che mi sembra sia andato tutto bene, Tutto benissimo. bene, tutto secondo i piani, Ho visto tutto i ragazzi tranquillo. molto tranquilli, devo dire la verità. Sì, tranquillo, Questo tranquillo. programma è bellissimo, il programma che presenterete nel programma libero, lo avete rivisto con Stefania Ambiel per rimettere, diciamo, per metterci quelle particolarità che un pattinatore come l'Ambiel sa dare. Sì, ha sicuramente messo qualche accento, qualche highlight, ha dato un po' quel sapore perché ha fatto capire loro qual è il gusto che devono dare a questo flamenco. Del resto era un flamenco che pattinava lui Certo, stesso, che gli ha quindi portato anche tanta fortuna. esatto, eppure in un ruolo diverso perché naturalmente essendo in coppia loro lo interpretano in una maniera completamente diversa, però sicuramente i suoi suggerimenti, i suoi esperti consigli hanno avuto molto influenza su Stefania e su Andrea. E noi siamo pronti per questa finale delle coppie d'artistico. Si assegnano le prime medaglie dell'Europeo di pattinaggio di figura qui a Zagabria. Sul ghiaccio ci sono già c'è già la coppia rappresentante la Bulgaria, Elisabetta Makarova, Larry Kenjadze. Elisabetta Makarova, Larry Kenjadze, che sono in 13ª posizione dopo lo short. Doppio twist per iniziare. Un bel triplo loop lanciato. Non va invece il triplo salto lanciato.
Elisabetta Makarova, Larry Kenjadze, la coppia rappresentante della Bulgaria, 18 anni Elisabetta, 26 Larry. Loro ieri appunto avevano ottenuto una 13ª posizione. La musica, una musica che tu conosci bene, Romeo e Giulietta, che è stata usata anche dai tuoi ragazzi. Sì, l'abbiamo usata anche noi, l'ha usata un po' mezzo mondo del pattinaggio. Sì, l'ha usata tantissimo. Diciamo che è un evergreen, io li chiamo, del pattinaggio. Si presta molto, no? Si presta molto perché è melodica, perché ha una bella storia. Anche se questi ragazzi sono ancora molto acerbi, ancora non riescono a interpretarla, non riescono a dargli un senso, sono più preoccupati degli elementi tecnici, di quello che devono fare. E assicuro che le cose tecniche sono tante e difficili, quindi riuscire a andare in automatico sulle cose tecniche per lasciare spazio e possibilità alla coreografia di apparire non è una questione così semplice. Non è così semplice. Intanto vi diamo subito una notizia che è diventata proprio ufficiale con la consegna definitiva del comunicato alle 18.30, ma purtroppo ne avevamo avuto notizia appena scesi per il sorteggio della gara maschile. Si è ritirato Pluscenko, Jenny Pluscenko, che dopo lo short era in sesta posizione. Veramente l'abbiamo visto sbagliare delle cose che lui stesso ha detto che potrebbe fare al buio senza alcun problema. Alla fine è arrivata la decisione di ritirarsi. Del resto Pluscenko sta lottando contro un infortunio, un problema alla schiena, e come giustamente nella dichiarazione ufficiale ha detto Mishin, tu non puoi combattere con gli avversari se hai del dolore, se non stai bene. Quindi ovviamente non era al meglio della sua condizione, anche se Pluscenko non ha poi trovato scuse nelle dichiarazioni che ha dato a fine gara per quanto era successo. Dice non c'entra niente, è proprio una questione anche di mancanza forse di concentrazione, avendo poi cambiato all'ultimo momento delle cose che voleva inserire nel programma. Quindi questa è la notizia ufficiale, Pluscenko non disputerà dunque la finale. Intanto a questo punto 78-81 per questa prima coppia. Mentre l'altra notizia che vi diamo importante è lo schedule di domani, cioè il programma di domani per quello che riguarda la gara femminile, gara che potrete iniziare a seguire in diretta su Rai Sport 2 a partire dalle 10.50, e gli appuntamenti sono importantissimi.